abbiamo le lettere un po' difficili, perché sono le lettere enfatiche, le chiamiamo, che vengono dalla gola. Qui dobbiamo essere molto attenti. So che questo video sta diventando molto lungo, però questa lezione include tutte le pronunce che dovete sapere per poter poi parlare arabo. Quindi, se avete voglia, seguitela. E questo punto qui che sto per dirvi è molto molto importante. Sono le lettere gutturali, perché in arabo abbiamo delle lettere un po' suonati dolci, come la sa sa sa, ta ta ta, e abbiamo la versione un po' gutturale di queste lettere, lo so 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 e ta ta ta. E ora arriviamo a queste lettere. Qui la prossima lettera è la nostra lettera sod, sod, e questa sod è l'enfatica, la gutturale della S che abbiamo già imparato nella parola samak, pesce. Quindi invece di sa, il suono è so. So, 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 molto gutturale, dovete essere molto attenti a pronunciarlo molto chiuso e molto profondo. So, so. Vi do una parola, la parola sadiq. Sadiq vuol dire amico. Sadiq. Mentre samak, sa, sa, samak, so, sadiq, sadiq, amico. Dovete fare anche tantissimi esercizi sulla pronuncia di queste due versioni di lettere. Sa, so. Riuscite sicuramente a farla, non è difficile. La prossima lettera è la nostra lettera DOD, anche DOD è l'enfatica di ovviamente la D, invece di DA DA DA, DO DO DO. Una parola con la DOD, la parola DIF DA, è difficile, DIF DA vuol dire rana, DIF DA, vedete ci abbiamo due DO, una DA, DIF DA, DIF DA, ok? DIF DA. Poi abbiamo una lettera che è enfatica della T, si chiama la ta, e invece di ta, è ta. Questa lettera, una parola in questa lettera, la parola talib, talib, talib vuol dire studente, talib, o la parola tabib, tabib, medico. Noi per esempio la parola Italia, Italia, noi la usiamo con questa lettera enfatica qui, la ta, Italia. Non diciamo Italia, Italia, noi diciamo Italia. Ok? Quindi usiamo la gutturale ta, non la ta, ma la ta. Ok? Ora abbiamo una lettera orrenda, io la chiamo, noi donne arabe preferiamo non pronunciarla. È la lettera va. Va. Lingua tra i denti e gutturale allo stesso tempo, quindi due difficoltà. Va, va. In realtà non ci sono, per la vostra fortuna, tantissime parole con questa lettera, però esistono e quindi non possiamo scappare. Per esempio la parola varf, varf vuol dire busta della posta, varf, e dobbiamo un po' diventare un po' brutti a pronunciare le parole con questa lettera. Varf. Per i maschi è più facile dire va, va. Per le donne riescono a dirla, però provano anche a scappare, per esempio in Libano, io lo so, dove le donne sono abbastanza dolci, molto più dolci delle altre donne, credo, nel mondo arabo. E lì non la pronunciano assolutamente, nel dialetto libanese non c'è la lettera ovo, non dicono ovo, e quindi la fanno bene. Dobbiamo dirla per poter dire le parole che comprendono questa lettera, quindi provate anche a pronunciarla, non è così tanto male. Varf, busta della posta. Allora, abbiamo fatto alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zain, sin, shin, sad, dad, ta, va. Ora abbiamo la lettera ain, ain. Ain non è una vocale, è una A. Un esempio, per esempio, quando noi vogliamo far mangiare un bambino, am, lo facciamo am, e questa qui è la lettera. Quindi non è una ain, è ain, ain, si fa con l'uvola, uvola, ugola, si chiama, ugola. E anche questa è abbastanza difficile, io ho trovato tanta difficoltà con insegnarla. Ain. Ho fatto però, se volete vedere un po' più approfondita questa lettera, se non riuscite a pronunciarla, ho fatto qui un video proprio speciale dove spiego questa lettera, come si pronuncia, da dove viene esattamente. Provate ad andare qui,
E speriamo che vi aiuti a pronunciarla bene. Ok, la Ein, già il nome della lettera vuol dire occhio, Ein, mi occhio, Ein. Poi vi do un'altra parola, la parola arabi, noi non diciamo arabi in arabo, noi diciamo arabi, quindi usiamo la lettera Ein. La prossima lettera è la lettera Rhein. Qui l'origine non è k, come k, quella che vi ho detto che si usa tanto nella lingua ebraica. Qui è la Rhein, come la R moscia, però non c'entra niente con la R perché non è una Rhein, è una Rhein. Quindi sua origine è una G, una G. Quindi se trovate difficoltà a pronunciarla Rhein, provate ad andare nell'origine G. E poi farla un po' più e poi sputare ovviamente. Grain. Vi verrà se fate questo esercizio di andare all'inizio sulla G, gr, gr, e questa è la lettera. Grain, 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 grain. Una parola con la R, una parola gazelle, gazelle, gazella. Anche qui hanno qualche assomiglianza queste due parole, avranno qualche origine comune. Gazelle, gazelle. Poi abbiamo la lettera fa, molto facile, farascia, farfalla, farascia. Poi abbiamo una lettera, un gruppo di lettere, due lettere. La prima è molto gutturale, co, e la co come la q, co. La seconda è la ka. Una si chiama cof e una si chiama calf. La prima come la q, co. La seconda come la c italiana, ka. Vi insegno qui due parole che assomigliano tantissimo. La prima è la Kalb, con la gutturale, kalb, e la seconda, kalb, con la C normale, kalb. Sono simili, kalb e kalb. La prima kalb vuol dire cuore, la seconda kalb vuol dire cane. Quindi dovete stare molto molto attenti a pronunciarla bene questa lettera, perché se volete chiamare la vostra moglie cuore mio, kalbi, potete rischiare a finire a chiamarla kalbi, cane mio. Quindi dovete stare molto attenti a pronunciare bene le lettere, specialmente questi gruppi di lettere, la dolce e la gutturale. Ok? Per questa era cuore mio, cane mio, era un esempio che dovrebbe far ridere, però per farvi capire che è molto importante pronunciarle veramente bene, la co molto ca, gutturale e profonda, kalb, e la ca molto dolce, kalb, cane. Ok? Poi abbiamo la lettera L, lam, come la parola Leila. Leila vuol dire una notte. Leila è anche un nome diffuso molto per donne arabe. Leila, se mi verrà una figlia vorrei chiamarla Leila. Vediamo Luca cosa dice. Mi piace molto il nome Leila. Leila vuol dire una notte e Leila il nome. Ok? Poi abbiamo Kof, Kaf, Lam, Mim, la lettera Mim, come il mio nome Maha. Maha vuol dire occhi della mucca, non ridere, occhi della mucca, Maha. O un'altra parola, per esempio la parola Masa, Masa, vuol dire sera, sera, Masa. Nun, la nostra prossima lettera, Nun, una parola Nar, Nar vuol dire fuoco, e Nur vuol dire luce, Nur e Nar. Nun. Poi ci mancano due lettere, no, tre lettere. Abbiamo la ha, molto ha. E una parola per esempio, hua, hua vuol dire lui, hua, hua. E hia vuol dire lei, hua e hia, molto facile. Però dovete ricordarvi che questa h non è come la ha nell'occhiale, non è solo buttare fuori aria, ha, ma è ha, molto più forte, molto più come la h tedesca, habe, ok? Quindi molto, provate a ridere, ha, e vi viene, questa è la lettera. Se la h dobbiamo noi, gli italiani, lavorare molto, perché non esiste la h in italiano, quindi su questa dovete un po' ripeterla tanto, ha. E penultima lettera è la wow, è una delle nostre vocali, wow. Una parola, per esempio, la parola guarda, guarda, vuol dire rosa, guarda. E l'ultima lettera è anche lei una vocale, è la lettera ya vuol dire yad, vuol dire, yad vuol dire mano, ya, la lettera, yad è una parola fatta con questa lettera, e questa yad vuol dire mano, yad, la mia mano, ad esempio, yadi, yadi. Ok?
Proviamo a ripetere velocemente tutto il nostro alfabeto arabo. Ripetetelo, ripetetevi con me. Ripetete con me. Oh my god, cosa è successo? Okay, ripetete dietro di me. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, va, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Molto facile. Ok, spero che vi è piaciuta questa lezione, che vi ho abbastanza aiutato un po' a pronunciare, avere un'idea di queste lettere, come si pronunciano. Provate anche a memorizzare le parole, già iniziate con un bel bagaglio di parole nuove per ogni lettera, quindi avrete 28 parole. Tante volte vi ho dato anche due esempi, quindi avrete più di 30 parole così da iniziare, molto molto buono. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, vi invito a scrivermi qui giù e aiutatemi con l'iscrizione. Questo canale è nuovo, ha bisogno un po' del vostro aiuto, mentre il mio altro canale, grazie a voi, sta avendo tantissimo successo, però lì parlo in inglese, quindi per questo ho aperto questo canale, l'ho dedicato a voi. Iscrivetevi qui, per favore, se vi piacciono queste lezioni, se non vi piacciono ditemi perché e provo a migliorare. E niente, vi saluto, ho fatto 22 minuti di video, ma assalamu, ci vediamo nella prossima lezione di arabo con Memma. Ciao!